Ok, allora dunque, oggi lavorando con gli esercizi di Pilates a terra andiamo a lavorare il centro dopo un breve riscaldamento. Il riscaldamento è davvero utile affinché il corpo sia tutto preparato a un lavoro più intenso. Oggi vi consiglio di utilizzare insieme a me questo asciugamano da viso proprio per aiutare il nostro collo. Perché? Perché oggi, anche per chi di solito insomma non ha problemi, non gli dà fastidio. Simona, attenzione l'audio, grazie. Ok. E anche a chi non dà fastidio il collo normalmente, dato che oggi ricominciamo e quindi il corpo non è più allenato come un tempo, potrebbe essere più facile, diciamo, andarlo a sforzare troppo. E quindi l'asciugamano ci aiuterà, ok? Allora, donne, bene, io direi che abbiamo detto tutto, siamo perfettamente puntuali. Tutte quante voi avete il vostro tappetino. Io da suggerimento, visto col pantalone nero, ho il tappetino rosso, così mi potrete vedere al meglio. E allora cominciamo la nostra lezione. Ok, arrivo subito. Allora, non so se sentirete la musica o se vi dà fastidio, io la tengo sperando che poi riusciremo anche a farvelo sentire anche a voi. Ah, l'ultima cosa, adesso se potete qualcuno di voi si può oscurare in modo tale che abbiamo tutti una migliore connessione. Allora, per oggi, per iniziare... Oh, finalmente questa nostra nuova lezione. Iniziamo in piedi. Modifico poco poco lo schermo così mi vedete meglio. E voilà. Ok? Iniziamo in piedi. E andiamo semplicemente, se siete scalze meglio, a aprire bene tutte le nostre dita dei piedi. E a portare il peso da una parte e dall'altra. Semplicemente mettiamo le nostre mani tra l'ombelico e le costole e iniziamo a respirare un po' più profondamente. Dal naso prendiamo aria, gonfiando la nostra pancia, e dalla bocca fuori l'aria. Inspiriamo e espiriamo. Le gambe in questo momento sono tese completamente e andiamo ogni volta che trasferiamo il peso del corpo a spalancare le nostre dita dei piedi. Fatelo davvero. Concentriamoci sul respiro più profondo. E adesso apportiamo le gambe un po' più divaricate delle nostre anche, pieghiamo leggermente le ginocchia e cerchiamo di portare le ginocchia verso il secondo dito. Estendiamo le gambe. Inspiriamo ed espiriamo. Teniamo sempre le mani oggi, così abbiamo più consapevolezza e sentiamo la pancia che si gonfia quando prendiamo l'aria dentro e si sgonfia quando la portiamo fuori. Inspiriamo quando chiediamo le gambe, cerchiamo di non alzare i talloni. Inspiriamo, espiriamo.
inspiro, espiro, inspiro. Un'altra cosa che dobbiamo cercare di fare è di portare le ginocchia proprio in direzione del nostro secondo dito, quindi evitate di portarle all'interno o all'esterno. Siate un po' geometriche. Andiamo a piegare le gambe e al massimo, ho le gambe piegate al massimo senza alzare i talloni. Lasciamo cadere le braccia giù. Rimaniamo e cerchiamo proprio di rilassare la zona pelvica completamente. I glutei sono rilassati, rimanendo sempre con le ginocchia piegate. Teniamo ancora. Cerchiamo di scendere un pochino di più senza alzare i talloni. Sicuramente c'è un pelino di gioco ancora. I quadricipi iniziano un pochino a bruciare, voi vi spaventerete perché penserete, oddio Dio, mi si gonfia il quadricipite, mentre non è così. Per aumentare il volume di un muscolo dobbiamo portare il muscolo a lavorare con il peso, altrimenti è solo una tonificazione, è solo un riscaldamento di chiamare sangue. Inspiro, stendo le gambe. Ah, e sento già il fuoco che mi ha generato questo movimento. È vero? Ditemi di sì. Ok, adesso sono sempre con le gambe leggermente aperte, più delle mie anche, di nuovo con le ginocchia un pochino piegate, come eravamo prima. Vedete, la schiena non si è mossa, non è né andata avanti col bacino né indietro. La schiena rimane ferma e solo piego le ginocchia. Metto le mani sui fianchi così almeno mi vedete meglio. Tenendo le ginocchia piegate, porto avanti il bacino e lo porto indietro. E avanti, indietro. Quando lo porto avanti, si strizzano un pochino i glutei. Così ho più gioco e ho più capacità di farlo bene basculare. Sono sempre piegate. E andiamo un po' più rapide. Stendiamo le gambe. Facciamo un bel respiro, iniziamo a sentire tutto il fuoco. Dovete sapere che i quadricipiti e i glutei sono i muscoli più grandi e per poi portare sangue nelle nostre parti più profonde, muscoli più piccoli, dobbiamo prima stimolare questi più grandi. Di nuovo i piedi paralleli, adesso leggermente più divaricate le gambe di prima, piego di nuovo le gambe. Le mani sui fianchi così mi vedete meglio e faccio basculare il bacino a destra e a sinistra. Teniamo sempre le ginocchia piegate, non le stendiamo mai. E un po' più veloce, va? Invece qua la musica ci voleva proprio, Spero che un pochino la sentiate, ma lo faremo, lo vedremo un po' meglio. Sarà possibile su Zoom? Braccia, le stendiamo proprio parallele al suolo con i polsi spostati e continuiamo. Attenzione ai microfoni, donne! Chris! E stendiamo le gambe, un bel respiro, ancora riscaldamento. Simona, per favore, il microfono, grazie. E adesso, sempre con le ginocchia piegate, l'ultimo ve lo giuro, braccia aperte, belle distese, facciamo giù la circonduzione. No,
30 euro a lei. Sa che devo intervenire io? Sì, per una cosa che mi ha ordinato di Amazon da regalare a Sara. Lorena, Lorena, per favore. Lorena, il silenzioso, grazie. Grazie. Ok, oggi proprio la ripresa, anche per voi. Allora, una bella circonduzione. Da una parte, sempre le ginocchia piegate, dall'altra. Continuiamo a spingere davvero le braccia tese e come se avessimo l'umorano, no? Come se avessimo dei fili da poter far uscire, come se volessimo toccare le pareti della stanza, spingiamo bene fuori. Cerchiamo di iniziare già a tenere le spalle lontane dalle orecchie. Cambio. Godetevi questo movimento. Ah. E per ora andiamo a unire i movimenti, avanti, indietro, avanti, indietro. E laterale. Le ginocchia un po' piegate, così il bacino può muoversi più liberamente. E cerchi. Due, grandi. Fate del vostro meglio, stavolta non potete come fate in studio dirmi oh, c'è vergogna, mi guardano, non mi guarda nessuno, siete a casa, osate, osate, cambio, uno, due, tre, quattro, cambio, uno, due, tre, e rapido, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, le braccia non le dimenticate, 1, 2, 3, e rilascio le braccia, un bel respiro, lascio cadere l'orecchio verso la spalla destra. State. E verso la spalla sinistra. Ah, sentite che bel automassaggio al collo. Inspiro. Destra. Per le nuove state tranquilli, ci stiamo ancora riscaldando. E sinistra. Inspiriamo grande, fuori l'aria destra. Dal naso, fuori dalla bocca. Sinistra. Lasciate bene la spalla opposta, rilassatela davvero. Il braccio è bello pesante. Inspiro. Espiro. Inspiro, continuate. E di nuovo a destra, lentamente lasciate andare avanti il collo, segniamo la mezza luna sul petto e andiamo a portare l'orecchio dall'altra parte e ritorniamo però dritte senza andare indietro. E vado a destra, indietro, sinistra e torno, ancora una volta, destra. E giù, a sinistra, e ritorno, dall'altra parte, sinistra, abbandona proprio il collo, scendi giù, disegna una mezzaluna col mento, la spalla destra, e ritorno, sempre l'orecchio, riferimento, orecchio, tutto il viso vedete frontale a voi,
giù, orecchio e su. Bene, adesso intanto necessita il mio capello questo, era giusto sciolto solo per il saluto vicino al video. Pieghiamo leggermente le gambe, lasciamo cadere la testa, sono leggermente piegate, morbide le ginocchia. Piano piano il peso della testa ci porta lateralmente. Spingiamo le gambe stendendole, lasciamo la testa pesante e solo alla fine ritorniamo. Dall'altra parte, lascio cadere la testa, piego le gambe. Lascio un po' il busto ancora scendere lateralmente, vedete sono nella side position, spingo i piedi a terra, stendo le gambe, rimanendo giù con la testa e solo alla fine ritorno dritta. Fate questi movimenti in maniera dolce, non fate scatti, gli scatti sono sempre molto... No, pericolosi, non voglio dire pericolosi, però non siamo protette quando facciamo movimenti di scatto, perché se facciamo i movimenti fluidi il nostro corpo ci avvisa in tempo sempre se quel movimento, quel giorno, in quel punto c'è un blocco, magari non fai in tempo ad avvisarci che dobbiamo essere gentili. E quindi movimenti sempre fluidi, questo è fondamentale anche dopo che la lezione diventerà più intensa, soprattutto dopo. Adesso portiamo le spalle verso il pavimento, lasciamo cadere completamente la testa, abbandonate davvero come se qui ci fosse qualcuno che vi spinge le ali, le scapole, le alette verso il pavimento. E stendendo le gambe piano piano risaliamo, lascia sempre che la testa salga davvero per ultima. Questa è un'altra cosa che spesso in studio vedo sbagliare, eh? Davvero la testa deve salire per ultima, deve scendere per prima, scendiamo lateralmente come abbiamo fatto anche a destra. Portiamo l'ombelico un pochino indietro, lasciamo cadere la testa e le braccia davvero. Prendiamo un bel respiro. E piano piano stendendo le gambe, una vertebra dopo l'altra si riposiziona dritta. Per ultima, sempre la testa. Ancora una volta, la testa va, le gambe si piegano. Il busto scende lateralmente, porto indietro l'ombelico mentre porto le spalle parallele a terra. Lascio davvero tutte le tensioni delle spalle, della testa. Faccio un bel respiro dal naso mentre stendo e articolo bene ogni spazio tra una vertebra e l'altra. E l'ultima volta la testa. Fuori l'aria, piega le gambe, lato per il busto, scendi, scendi, scendi e poi spingi un pochino dentro l'ombelico, la schiena bella rotonda e spingiamo i piedi a terra per risalire. Ah. Oh mamma mamma, che sensazione, anche perché nessuno di voi mi ha detto che ha fatto molte lezioni quest'estate, quindi credo che stiate percependo di nuovo il corpo dopo una pausa e che anche le pause a volte ci vogliono. Finiamo semplicemente, date un'occhiata perché voglio che facciate questo movimento con le braccia semplici, semplici, ma non sbattete perché dovete proprio lanciarle, quindi fate attenzione di non essere vicino a mobili. Non controlliamo le braccia adesso, lasciamole proprio, vedete, quasi, non c'è bisogno che io pensi a fare un movimento. Viene naturale se avete gli arti che funzionano
in maniera simmetrica di poter fare un clap. Smuoviamo bene l'energia, lasciamo proprio le braccia che vadano, vadano quasi da sola, con la forza centrifuga dell'input iniziale. Vai, vai. Respiriamo. Ancora. Questo semplice movimento ci serve proprio a attivare bene tutta la zona polmonare, del cuore, delle braccia, della schiena, delle scapole, esattamente. E rilassiamole. Sentite? Occhi chiusi. Prendete coscienza in questo istante, non dopo, adesso proprio, di tutte le sensazioni che avete nel corpo, arrivate dal movimento. Bene, anche le mani, no? Frizzavano un po', e questo è molto, molto buono. Adesso usiamo il nostro tappetino. Siamo pronte? Vi sentite più calde? Usiamo il nostro tappetino. Vi ho fatto la domanda, ma poi non guardo le risposte. Vediamo un po'. Oggi che è la prima lezione. Vi sentite più calde? Ah, ok, Simona, non eri tu, d'accordo. Poi ho individuato. Sì, vai Serena. Allora, abbiamo messo il nostro asciugamano in modo tale che adesso, andandomi a sdraiare, lo avrò sotto al bacino, accompagnerà tutta la schiena appena sotto al bacino, in modo tale che io lo potrò prendere con le mani sui lembi. L'asciugamano deve poter quasi oltrepassare un po' il mio codino, quindi se non è la posizione giusta, metteteci. Ok, allora ho i piedi alla larghezza delle mie anche, quindi sono separati, paralleli. Ho le ginocchia piegate. E questa volta ho tutta la schiena piatta. Beh, in questa posizione sicuramente tutta la schiena riesce ad aderire al pavimento, al vostro tappetino. Ma se iniziamo a spingere un po' l'ombelico, quando espiriamo soprattutto, sentiamo che i muscoli della schiena si possono stendere meglio. Un po' come se ci fosse passato il ferro da stiro, no? Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca, e quando espiriamo sia le costole che l'ombelico vanno spinte verso il basso, verso il mio pube e verso il pavimento. Quindi sia in basso verso il pube sia verso il pavimento. Se mi dite, se pensate che oddio le costole, ma io non le posso controllare le mie costole, non ho mai avuto questa percezione. È semplice, mettete le mani sotto il petto, fate un bel colpo di tosse e sentirete queste costole muoversi. Ed è quello che vogliamo, perché se loro, diciamo, vanno nella corretta posizione, la schiena si può rinforzare in una corretta postura. Proviamo ancora. Vediamo il mento in dentro. Se nonostante mettiate il mento in dentro non sentite il collo dritto, se lo sentite troppo arcato, mettete dei cuscini sotto la testa. Inspiriamo ancora un'altra volta. E spingiamo veramente sia le costole che l'ombelico. Adesso questo movimento che abbiamo fatto, certo non visibile ma sentito, ci serve per il prossimo esercizio.
Vedete, ho preso i lembi dell'asciugamano e tengo i gomiti piegati e puntati verso il soffitto. Inspiriamo e espirando porteremo su la testa e le spalle e l'asciugamano mi aiuta a contenere il peso del collo, perché oggi ancora non siamo molto forti nel centro e quindi tenderemo un po' a spostarlo troppo senza l'asciugamano. Inspiriamo, scendendo, espiro. Cerco di tirare le costole e l'obelico come avevo fatto prima. Ora, non dopo, è ora. E inspiro, riscendo. Espiro. Inspiro. Espiro. Spingiamo l'ombelico in dentro, le costole in dentro. Inspiro. Se volete aumentare un po' il lavoro, oltre a controllare l'ombelico e le costole, i gomiti vogliono viaggiare verso le vostre ginocchia. E quindi cosa succede? Che si comprime maggiormente tutto il nostro centro. Andiamo ancora. Oggi sicuramente è una lezione un po' più basica, con i concetti principali, e poi gli allievi miei lo sanno che si va veloce, e poi soprattutto oggi è una lezione proprio di ricostruzione. È inutile oggi, se ad esempio facessimo molto lavoro, lo faremo andando a sollecitare sicuramente le articolazioni, lo faremo utilizzando la zona periferica, non migliorando la postura. Ancora. Scendo e su. Scendo, fatemi accompagnare dall'asciugamano per il collo, eh? E veramente non lo dovete sentire. Questo è fondamentale. Se iniziate a sentire dolore al collo, basta, fermatevi, tanto tra poco ci fermiamo anche noi. Per chi può, rimaniamo su e facciamo dei piccoli movimenti cercando di salire sempre un po' di più i gomiti verso le ginocchia. Rimaniamo su, imprinting bene della schiena, della zona lombare a terra, spingetela, spingetela tanto. E giù. Ah! Il centro, che grande storia, senza un centro forte non andiamo da nessuna parte. Portiamo la gamba destra al petto, tiriamola bene a noi. Proviamo a stendere la gamba. Ok. Si sentirà la differenza, eh? Vi avviso. L'asciugamano ci serve oggi più di altre volte. Avvolgiamo il piede e proviamo a stendere del tutto la gamba. Se vi è semplice farlo, allora stendete la gamba sotto o quasi tesa, a seconda della vostra possibilità. La cosa fondamentale è che tutta la schiena sia ben attaccata a terra e la cosa fondamentale è che la gamba in alto sia tesa, quindi quella sotto a seconda di quanto vi consente quella sopra. Inspiriamo, pieghiamo un pochino la gamba e mentre la stendiamo cerchiamo davvero di spingere di più il tallone verso il soffitto. Inspiriamo, espiriamo. Inspiro, espiro.
Inspiro. Espiro. Lasciamo la gamba in alto e teniamo le braccia lungo i fianchi. Fondamentale è sia il collo che sia bello dritto, quindi se mai mettete un cuscino, anche l'asciugamano può andare bene. Importante che possiate mettere il mento indietro e possiate sentire il collo bello dritto, meglio se si fa una cosa fatta precisa. Quindi pieghiamolo per benino. Ecco. Adesso stendiamo la gamba, le braccia sono lungo i fianchi e fondamentale, abbiamo detto, la schiena giù, stesso principio. Se avete bisogno piegate la gamba sotto. Senza mai staccare la schiena, disegniamo dei cerchi, ritornando al centro. Cercate davvero di fare in modo che la vostra schiena e le vostre anche non si muovano. Al contrario. Lasciate la gamba in alto ancora e muoviamo solo il piede. Portiamolo in flex, a martello, cioè in punta. Facciamo dei cerchietti con la caviglia da un lato e dall'altro. Teniamo sempre l'ombelico, altrimenti la schiena si stacca se non lo teniamo. Pieghiamo la gamba al petto, la tiriamo. Fuori l'aria. Cambio. Abbiamo detto piegata sotto per cominciare. Andiamo a stendere la nostra gambetta. Si sente la differenza di luglio? Anche per me, anche per me. Ma come? Ma allora non serve a niente allenarsi. Non si conquista l'elasticità per sempre. Se avessimo 10 anni, sì, pure 15, ma non è detto. Diciamo che l'adulto, se non lavora il corpo piano piano, si insecchisce. Ok. Piegiamo la gamba un po', inspiriamo ed espiriamo, stendiamola, spingendo bene il tallone in alto, questo è importante. Inspiro, piego. Espira, se trema non vi spaventate, che molto spesso vi allarmate un pochino. È tutto normale, non è niente di grave. È la siccità che si è persa un po'. Porto la gamba in alto, braccia lungo i fianchi, forte un po' sia le costole dentro che l'ombelico, dice cerchio, uno e su, due, piede rilassato, su, tre, su, quattro e cinque, dall'altra parte, uno, due. Spingo bene la schiena a terra, non si deve staccare. La gamba in alto, il piede solo si muove. Punta, flex, punta, flex, punta, flex, cerchietti. Da una parte, dall'altra. E piego la gamba, tiro la gamba a me, svuoto la pancia, butto fuori l'aria. Piego tutte e due le gambe, non troppo vicini i piedi, leggermente più lontane delle ginocchia. Prego le braccia belle tese lungo i miei fianchi, il mento bene in dentro, sento la mia schiena protetta. Spingo dentro le costole e l'ombelico. La schiena la dobbiamo sempre mantenere attaccata al nostro tappetino.
slancio la gamba verso il mio naso, buttando fuori l'aria dalla bocca. Se potete, la gamba quando la portate verso di voi, con il piede in flex a martello, quando la portate giù senza staccare la schiena, con il piede puntato. E cambiamo gamba. Spingi bene la gamba tesa con il tallone fuori e portala verso il tuo naso, punta, scendi. Fuori l'aria quando porti in alto la gamba. Mano a mano che senti il limite del tuo corpo e hai scaldato un po' il movimento, prova a slanciarla un po' di più quando la porti verso di te. Sempre la schiena a terra. Rilassiamo, lo ricordiamo ancora una volta, spingiamo bene il tallone fuori, fuori l'aria, spingi sia le costole con l'ombelico, senti che non puoi passare con la mano qui, perché la tua schiena bella forte sta spingendo, e su, cambiamo. Dai che l'ultima serie tutto. L'ultimo esercizio seria. E fuori l'aria, inspira. Tieni bene il mento in dentro. E rilassa davvero. Andiamo a scuotere un pochino le nostre cosce. Ok. Se aveste problemi alla schiena, i prossimi esercizi preferirei no. Se invece state bene, assolutamente sì. Piedi bene a terra. Teniamo le gambe unite questa volta e pressiamo davvero una gamba contro l'altra. Con le dita delle mani ci aiuteremo, quindi faremo un po' di pressione e camminiamo con le dita, senza piegare le braccia. Altrimenti non lavoriamo, ma solo con le dita. Prima sulla destra, le spalle e vengo su. Alla stessa maniera scendiamo. Se sentite di non avere abbastanza elasticità per salire, come sono salita io, abbastanza fluidamente, abbastanza, oggi la ripresa anche per me, potete mettere un peso sui vostri piedi. O i piedi sotto il divano, lo consiglio. E quindi avete più possibilità di scendere controllando il movimento, perché deve essere sempre fluido, sia per non farci male che per lavorare in maniera più intensa e profonda.
fuori l'aria e scendiamo. Anche nella discesa le mani ci aiutano a contrapporre il peso della schiena che scende. Saliamo su. Inspiro e fuori. Spingiamo davvero l'ombelico in questa discesa. Cerchiamo di spingere solo per portare giù la zona lombare e solo all'ultimo le spalle e solo all'ultimo la testa. Ancora uno. E scendiamo lentamente, lentamente, non abbiamo fretta. Rimaniamo qui, spingiamo l'ombelico in dentro di più. E giù. Ah! Bene, braccia lungo i fianchi, porto una gamba alla volta al petto, massaggiamo un pochino la schiena dondolando destra e sinistra. Oggi tengo anch'io il cuscino, che nella ripresa sicuramente anche i miei muscoletti sono un po' più deboli. Stendo le gambe in alto, braccia lungo i fianchi, spalle lontane dalle orecchie. Scendiamo solo con una gamba, la schiena rimane attaccata, forte le costole e l'ombelico, ritorniamo su. E con una staffetta parte l'altra. Lo faccio un po' più lentamente del solito, di come eravamo abituati, in modo che possiamo veramente avere un controllo migliore, soprattutto oggi, che è il nostro inizio, del centro della schiena, qui non deve passare nulla. E per mantenere davvero in dentro l'ombelico e le costole. Inspiro, respiro, inspiro, respiro. Un po' di resistenza, lo so, che brucia. State, state, forza. Rilassiamo. Qualcuno di voi si renderà conto di come era allenato, di che lavoro incredibile avevamo fatto e si sentirà molto diverso rispetto al 31 luglio. Ma vi garantisco che basteranno dai 3 ai 5 giorni per sentirvi di nuovo con le capacità non proprio uguali, ma quasi di quando si eravamo fermate. I muscoli hanno una memoria e si riprendono con una velocità maggiore. Ok, andiamo a stanciare un po' con le nostre gambe. Dovete provare a lasciare veramente le caviglie completamente morbide e scalciate davvero. È una cosa che vedo che non è così semplice, eh? Non vi ho visto in tante farlo davvero. Vai, vai, con tutta l'energia che avete. Scalciamo! Wow! Avevo detto che era l'ultimo esercizio seria, no? No, era il penultimo. Vai, 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 vai. Andiamo a divaricare le gambe. Dove potete? Qual è la vostra misura? Le richiudiamo in alto e le apriamo. Inspiro,
Espiro. Sentite sempre la pancia un po' tenuta, tenuta. Forza, resistiamo ancora un altro po'. Rilassiamo le gambe al petto, tiriamole a noi. Facciamo un bel respiro. Andiamo su un fianco per metterci sedute. Oh, mi rivedo. Andiamo a tenere le gambe tese, a patto che la schiena riesca a stare bene sostenuta, altrimenti mettete o qualche supporto sotto al bacino, sotto al sedere, o cuscini o asciugamani. Dovete poter stare belle dritte con la schiena. Portiamo le braccia in alto e apriamole a 60 gradi, guardiamo un pochino, non solo col mento, lasciando cadere la testa in basso, al contrario, pensate che qualcuno qua vi prende e vi porta su, e di conseguenza anche il mento si dirige là, verso il vostro petto, che sta andando in alto, in questa diagonale. Le braccia sono tese, i palmi delle mani in dentro. È come se, guardate, la sensazione che dovete avere è come se ci fosse qualcuno che prende l'asciugamano che passa, vedete dove ho la pacatura del reggiseno, e mi spinge non solo in avanti, ma in avanti e in alto. Questa sensazione in queste due direzioni, avanti in alto. Tieni in flex. E vai, vai, un po' di più, un po' di più. Con i palmi in dentro un po' meno faticoso. Apriamo lo sterno, fuori tutta l'aria. E rilassiamo. Rilassiamo in questo modo. Facciamo cadere prima la testa e abbandoniamo la nostra schiena in avanti. Non forziamo, solo lasciamo cadere davvero il peso della testa. Ovviamente la schiena segue. Ah, respiriamo profondamente, questo è il momento. Se ci abbandoniamo davvero, la schiena scenderà sempre un pezzettino di più. E anche se vi sembrava che il collo fosse rilassato, vedrete che piano piano, se respirate davvero in maniera più profonda, anche il collo scenderà di più, sarà più pesante. Continuiamo a stare. Abbiate pazienza, siate removibili in questo momento, respirate, lasciate cadere tutte le tensioni giù.
Ora, se volete meno, fate da sole, usate prima la mia terra per salire e fatelo lentamente. Inspirate mentre lo fate. Piano piano, piano piano. Ok. Bene, pianta contro pianta. I piedi non troppo vicini a voi. E portiamo di nuovo la testa giù, la schiena in avanti, rotonda, lasciamo andare tutto. E rimaniamo. Piano piano, di nuovo come prima, ci aiutiamo con le mani per risalire. Oggi è così, non sarà sempre così. Ma dobbiamo poter risvegliare il corpo rimanendo certe che domani, semmai, sentiremo solo i nostri muscoletti un po' e non avremo dolori articolari, no? Perché abbiamo lavorato con concezione, con cognizione. E questo è veramente importante, lo troverete sempre nella lezione. Oggi, di proposito, non sto facendo le torsioni, ma se non domani, dopodomani, sicuramente le faremo. Per finire questa lezione, andiamo a sollecitare un po' la nostra muscolatura in allungamento. Non facciamo triangolo, so che lo conoscete molte oggi, sempre o da domani o da dopodomani. No, domani no, perché non c'è più la lezione del tutti i giorni, ma insomma, da mercoledì. Semplicemente facciamo così, ci andiamo a mettere in piedi, la testa è giù, le schiena è giù. E se non riesco a stendere le gambe, se ad esempio la mia misura è questa, va bene, state con le mani magari sulle vostre tibie o sulle vostre caviglie e rimanete più possibile con la testa rilassata davvero, questo è importante. Quindi se non toccate terra, va bene questa posizione. Adesso è importante che non tenete la schiena piatta, cercate di tenere giù la testa, guardatevi l'obelico e un po' la coda del coccige va in sotto. Se proprio non riuscite, tenete le ginocchia un pochino piegate. Fate del vostro meglio con la respirazione. Pieghiamo senza alzare i piedi da terra, pieghiamo solo la gamba destra, quindi solo la sinistra rimane tesa. Cambiamo. Cambiamo. Cambio. Ancora un'altra volta. Provate a stendere davvero tutto il ginocchio ora. Cambio. E stendo tutte e due le gambe insieme. Rimaniamo con la respirazione. Se balliamo i piedi, li portiamo leggermente più aperte le nostre anche, ma poco poco. Pieghiamo le gambe e portiamo la schiena parallela al pavimento, con le braccia che vanno oltre la testa. Rimaniamo con le braccia là e stendiamo le ginocchia. La schiena è proprio piatta. Pieghiamole di nuovo. Inspiro, espiro, stendo. Inspiro, piego. Espiro, stendo. Il peso del corpo provate a tenerlo
più sulle dita che non sui talloni. E se avete occasione di avere uno specchio, cercate davvero di portare la vostra schiena più piatta possibile. Anche le braccia sono parallele al pavimento. Gli ultimi tre, forza. Movimenti dolci. Fuori l'aria. Inspira. Espira. L'ultima volta. Inspira. Espira. Abbandona di nuovo la schiena giù completamente. Respira profondamente. Pieghiamo le ginocchia un pochino, questo è importante, e tenendo la testa davvero molto pesante, lasciamola salire per ultima, ultimissima. Saliamo una vertebra dopo l'altra. Inspirando. Bene, muovetevi un pochino, sentite il vostro corpo, se state bene, se siete ancora sane e salve. Sì? No? Ok. Beh, io vi ringrazio. Voglio sapere assolutamente com'è andata. Oggi ovviamente non ho forzato molto, soprattutto lo dico per le nuove, le lezioni pian piano diventeranno, piano piano, non neanche troppo piano piano, già dalla prossima settimana. Quindi è importante che lo sappiate, perché altrimenti poi valutate Pilates come una ginnastica dolce, dolce non è. Ma lo sentirete domani. sembrava un po' la risata un po' quella della strega maligna che dirà domani. Va bene, come state? Oh, io sento già ora, ottimo, mi sento molto meglio, finalmente, per me è tutto sotto controllo, vediamo domani, wow, brava Gabri, e, brava Ceci, ciao, dopo tanto ho risentito il corpo, ah! Bene dai, pensavo peggio, Lorena, dopo riposo, beh, pensavi peggio, perché ve lo dico sempre, ci tengo veramente affinché, preferisco semmai che le nuove reclute pensino che il lavoro non è così importante e forte. Non importa, non devo, in questo contesto non ho bisogno di insomma avere il successo. Quello che mi interessa è che voi stiate bene. Questa è la prima cosa, perciò rinuncio al wow, che grande, che fatica, piuttosto che poi avere qualcuno di voi che ha lavorato poco bene, ok? Hai visto Barbara, pure io, ero un po' più legata. Che brave, ma che brave, chi è stata brave? Ma sei grande, no. Io penso così e spero... Ciao donne, che belle tutte quante! Io credo così. Tra l'altro, voglio dire, è questione di qualche lezione mantenere un ritmo un pochino più tranquillo. Perché? Perché tra l'altro poi questo ci consente di buttare bene le basi e di caricare... sempre senza doversi poi fermare perché un dolorino qua mi è successo, allora mi fermo. Questo ci garantisce un elisir di lungo allenamento.
Ok. Ma chi è questa biondona? Io non... Ah, Simona! Wow, che capelli lunghi, non la riconoscevo! Che meraviglia! Beh, avete sudato però, vi vedo. Ah, ecco. Mi fa piacere, mi fa veramente piacere. È il top, come al solito sono super felice che stiamo riprendendo. Ma from admin, chi è che ha detto questa cosa? Sei il top, come al solito sono super felice che stiamo riprendendo, così io capisco chi è admin. Ah, sì, sudatissima Patrizia. Beh, Sabrina. Ah, Sabri, ma chissà perché mi dà admin. Bah, eri tu. Ok. Belle. Maria Vittoria. Com'è andata Maria Vittoria? Non mi dici niente tu, non hai scritto. Sì, Patrizia, ho scritto. Ah, allora non t'ho letto. Aspetta, dove sei? Lato dietro. Aspetta. Ho detto sento già ora. Ah, sei tu. Ah, è vero, ho sentito già ora, ecco. Allora, ve lo dico, se domani magari vi capita di risentire un po' di acido lattico sui quadricipiti, ve lo raccomando, perché magari da primo impatto potete pensare, ah caspita, ma io volevo fare Pilates o questo tipo di lavoro proprio per non sentire i muscoli più grandi e affinare tutta la mia catena muscolare del corpo, invece sento i quadricipiti. Allora, fermatevi. È normale che, essendo appunto, come vi dicevo, i muscoli più grandi del corpo insieme ai glutei, devono prima essere un po' forti loro, altrimenti si carica in maniera sbagliata il peso. Quindi ve lo dico, così non vi preoccupate domani. Mi raccomando. Mi raccomando, se poi mi volete scrivere, mi scrivete, però non mi dite queste cose. No, scherzo, scrivetemi quello che volete, domandatemi quello che volete, di cui avete bisogno. Io vi saluto stasera, che mi spiace, come prima lezione mi sarebbe piaciuto un po' più stare con voi, ma ho una lezione in studio e per cui devo per forza salutarvi. Vi abbraccio e ci vediamo mercoledì, sempre alle 18. Sono molto molto curiosa comunque di sapere come domani vi sentite, a parte il fatto che probabilmente qualcuno di voi sentirà qualche dolore muscolare, ma in realtà la sensazione anche stasera sarà un po' di stanchezza, ma già di un corpo che si è svegliato. Quindi sono sicura che vi sentirete benissimo e fatemelo sapere. Ok, ciao Patri. Ciao a tutte. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, non voglio più chiudere in realtà.